È stato un G7 estremamente importante, innanzitutto perché abbiamo cercato di preservare tutti gli elementi che ci uniscono e non quelli che ci dividono. Abbiamo voluto, e questo è il motivo per cui questa discussione è stata molto serrata nelle ultime ore, serrata in questi giorni, abbiamo voluto uniti dare un messaggio alle popolazioni dei nostri paesi, ma anche di quelli sulle quali abbiamo influenza, rispetto al fatto che la salute delle persone viene prima di tutto, che ci sta particolarmente a cuore e che le divisioni di fronte alla salute non ci sono. È stato un G7 in cui si è ribadito la volontà di mantenere unita i paesi che ne fanno parte e di avere un unico messaggio che venisse fuori in modo forte sui temi dall'argomento. Da questo punto di vista abbiamo affrontato tre temi di particolare importanza: l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone e degli animali, la salute della donna e del fanciullo e la resistenza agli antibiotici. L'elemento su cui c'è stata una maggiore discussione è stato il tema riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici. Da questo punto di vista però tutti abbiamo accettato il fatto che ci sia un fattore clima, un fattore che incide sia per quanto riguarda il clima sia per quanto riguarda l'inquinamento, che incide sulla salute delle persone. Questo richiede di avere delle azioni coordinate, delle azioni da portare avanti all'interno dei nostri paesi ma anche all'esterno. È estremamente importante perché riguarda la salute di milioni e milioni di persone, malattie correlate come le malattie cronicamente non trasmissibili, pensiamo all'asma, pensiamo alle allergie, pensiamo ai temi legati al cancro e a tante altre patologie. Su questo si è trovato un accordo nel linguaggio, facendo riferimento al linguaggio di Taormina e riconoscendo anche alcune posizioni differenti tra i paesi qui rappresentati e gli Stati Uniti, però all'interno comunque di un comunicato congiunto in cui ognuno esprime alcune posizioni diverse per quanto riguarda l'accordo di Parigi, ma questo non inficia invece il fatto di riconoscere comunque un impatto del clima sulla salute delle persone e degli animali e la necessità quindi di agire in questo senso sui modelli organizzativi della salute, sui sistemi sanitari, sul modo di funzionamento degli ospedali, ma anche sulla ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda le epidemie, i vaccini e quant'altro. Sempre durante questo proficuo dibattito abbiamo affrontato il tema della salute della donna e del fanciullo, con particolare riferimento a ovviamente tutto il tema della nutrizione della donna in gravidanza, dell'allattamento al seno, ma anche della donna come caregiver di salute nell'ambiente che la circonda, e per questo per noi, per l'Italia, è stato di particolare orgoglio, avendo noi spinto moltissimo in questi anni nel nostro paese e in Europa per quanto riguarda la tematica della salute della donna e del fanciullo. Una particolare attenzione è stata rivolta alla salute degli adolescenti, alla salute mentale, in particolare dai colleghi inglesi, e da questo punto di vista abbiamo condiviso una serie di esperienze di best practice da portare anche avanti nei prossimi anni. L'ultimo punto che ha visto un grande accordo fra di noi è stato quello sicuramente di non arretrare rispetto alla lotta alla resistenza agli antibiotici e alle infezioni ospedaliere, un tema che sta a cuore a tutti i paesi G7, all'OMS, alla Commissione europea, e abbiamo cercato di mostrare sia le best practice portate avanti in questi anni dai nostri paesi, ma anche gli elementi ancora di rischio o gli elementi dove facciamo più fatica ad andare avanti per poterli superare, anche confrontandoci su misure da poter intraprendere in modo comune sia sulla salute delle persone che sulla salute degli animali.
E credo che sia stato un lavoro molto, molto importante, molto proficuo, e ringrazio tutti gli staff tecnici che hanno veramente lavorato con grande passione in questi 2 giorni, e i colleghi di ministri, molti dei quali hanno cambiato l'aereo per arrivare ad una conclusione condivisa, e credo che possiamo tutti essere molto soddisfatti. Passo ora la parola a Steve, ringraziandolo veramente per il supporto e per l'aiuto dato alla presidenza italiana. Grazie. Grazie signora Ministro Lorenzini, grazie a lei, al Chief Medical Officer, ai funzionari del Ministero della Salute italiano, e la ringraziamo per l'accoglienza calorosa, anche se magari con un po' di pioggia. Quindi io avevo sentito parlare di Milano come una città piena di sole, comunque invece non è stato così. Vorrei anche salutare gli ministri degli stati membri, funzionari e colleghi, anche le organizzazioni internazionali, per questo dibattito così incoraggiante e stimolante qui a Milano. Siamo tutti qui perché abbiamo a cuore la salute, e questo chiaramente è il riconoscimento da parte nostra che non possiamo cercare di migliorare la salute soltanto ai nostri confini, perché le patologie e le infezioni non rispettano i confini, e dobbiamo lavorare insieme per riuscire a raggiungere dei risultati effettivi. Questo è di quello di cui abbiamo parlato, le problematiche di cui abbiamo parlato, appunto l'AMR, quindi l'antibiotico resistenza, la variabilità climatica, la salute delle donne e degli adolescenti sono fondamentali per la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile e la salute sono strettamente collegati, e mi auguro di lavorare ancora insieme, sempre più da vicino, con i partner del G7. A tale fine, grazie ancora ai nostri amici italiani per la loro leadership, e do il benvenuto ai partner canadesi che si assumeranno questa grande responsabilità in futuro, e sono sicuro comunque che lavoreremo molto bene insieme per il prossimo G7. Grazie. Molto volentieri la parola a Ginette, che tra l'altro guiderà il prossimo G7 in Canada. Bonjour tout le monde. Good afternoon everyone. Buon pomeriggio a tutti. È stato un vero onore trascorrere questa settimana qua a Milano e incontrarmi con gli altri ministri in occasione del G7 in questi 2 ultimi giorni. Voglio ringraziare di cuore la ministra italiana per la cordiale ospitalità che ci ha dato qui a Milano. I canadesi vogliono contribuire ad un futuro aperto, sicuro e in salute per tutta la popolazione mondiale. Il nostro approccio alla salute mondiale riflette proprio questi valori. Noi siamo impegnati a lavorare con le nostre controparti nell'ambito del G7 per affrontare insieme collettivamente le problematiche che ci colpiscono tutti. Questa è la mia prima partecipazione a un G7 come ministra della salute, ed è stata un'opportunità eccellente per dibattere delle problematiche e delle priorità globali. Effettivamente importante che i paesi condividano esperienze, obiettivi comuni, impegni e definiscano aree di collaborazione. Le 3 problematiche di cui abbiamo parlato negli ultimi 2 giorni sono importantissime per il Canada. Il nostro Paese si è impegnato ad attuare rapidamente l'accordo di Parigi e di proteggere la salute umana affrontando gli impatti sulla salute provocati dal cambiamento climatico. Siamo convinti che il G7 giochi un ruolo fondamentale per la salute di tutti noi, inclusi i più poveri e i più vulnerabili. Per sostenere gli obiettivi che ci siamo prefissi, continueremo a lavorare con i nostri partner nel nostro paese e all'estero per far seguire al nostro impegno delle azioni. Ringrazio l'Italia per la presidenza del G7 di quest'anno, e mi congratulo con la ministra Lorenzin per il suo contributo personale nella discussione degli ultimi giorni. Grazie di cuore. Il governo canadese assumerà la presidenza del G7 il 1° di gennaio 2018. Questo ci darà l'opportunità di procedere con i nostri progressi nei confronti di una uguaglianza dei generi e per affrontare la salute e il cambiamento climatico. Noi siamo più forti, lo sappiamo, quando lavoriamo insieme. Questo sia per creare più salute nei nostri paesi, ma anche in tutto il mondo. Grazie. Con grande piacere alla collega giapponese, che veramente ci ha aiutato moltissimo a arrivare a questo comunicato condiviso. E buonasera a tutti quanti.
Oggi sono molto contenta di poter partecipare a questa conferenza congiunta. Questo incontro, tenuto al fine di costruire una collaborazione sulle tematiche della sanità a livello mondiale, non si è limitato alle tematiche comuni dei nostri paesi, ma ogni ministro della sanità G7 ha contribuito al dibattito sulle tematiche globali ed aver avuto occasione di incontrarci e dibattere tutti in forma diretta, approfondendo il nostro rapporto di fiducia, è stato estremamente significativo. I frutti di questo incontro sono stati riportati nella dichiarazione congiunta dei ministri della sanità G7. E siamo riusciti davvero fortemente a dibattere, e grazie anche al ministro Lorenzin che ha condotto il dibattito alla presidenza dell'Italia, e io la ringrazio nuovamente per la leadership e l'ospitalità dimostrate da ieri, e anche ringrazio tutta la controparte italiana. Gli argomenti del dibattito di questo incontro hanno riguardato gli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali sulla salute, la salute della donna e del fanciullo e anche la farmacoresistenza, tutti temi strettamente correlati all'importanza di costruire sistemi sanitari solidi volti al conseguimento del UHC, cioè l'assistenza sanitaria universale, come già conosciuto al G7 della salute di Kobe. Il rafforzamento del sistema sanitario volto a realizzare l'UHC, l'assistenza sanitaria universale, è la base per affrontare varie problematiche. Per portare il dibattito sull'UHC da livello nazionale a livello globale, si terrà il 13 e 14 dicembre a Tokyo lo UHC Forum 2017. È importante sostenere lo slancio politico volto al conseguimento dell'assistenza sanitaria universale. E al contempo è importante monitorare attentamente gli sviluppi in ogni paese. Pertanto, saremmo lieti che i paesi G7 e che anche gli organi internazionali partecipassero, dando vita a un dibattito vivace come è stato qui. E questo anche io credo che il fatto di essere riusciti a ottenere questo modello congiunto di communiqué creerà assolutamente un nuovo modello proprio di collaborazione, e questa è un'altra delle ragioni per cui io sono davvero grata al ministro Lorenzin, e davvero è stata per me un enorme onore di cui vi ringrazio di tutto cuore, grazie. Grazie di cuore, ma il lavoro l'abbiamo fatto tutti insieme. E passo con piacere la parola al commissario europeo, che è stato Adriukaitis uno dei più appassionati assertori di un modello resiliente di salute durante questo G7. Grazie. Vorrei veramente ringraziare tutto cuore Beatrice Lorenzin per la sua passione, energia, entusiasmo e anche la possibilità di arrivare a un compromesso e finalizzare questo communiqué eccellente. Grazie, un ottimo risultato. Quindi ci sono tre temi di cui abbiamo discusso ieri e oggi che sono estremamente importanti. Innanzitutto la problematica dell'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla salute è particolarmente importante, e è un anno dall'accordo di Parigi. Quindi questo deve essere il punto principale dell'agenda europea, quindi anche per sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E poi possiamo dire che il cambiamento climatico è un fatto, ci sono milioni di vite sul pianeta, e la conferenza sul clima a Bonn ha sottolineato che l'Europa deve garantire, assicurare che il nostro pianeta possa di nuovo diventare grande.
quindi vuol dire che dobbiamo condividerlo con tutta l'umanità. Bisogna essere i leader in questa area a livello intersettoriale attraverso diversi silo per tutelare l'ambiente e affrontare i cambiamenti climatici. Inoltre abbiamo parlato del tema della salute delle donne e degli adolescenti. Noi dobbiamo garantire di avere successo in questo campo. Per poterlo fare dobbiamo concentrarci sugli elementi che determinano lo stile di vita, l'abuso di alcol, il tabagismo, problemi di nutrizione, attività fisica, uso di dipendenza da sostanze tossiche. Insomma, il concetto che questo è l'obiettivo principale per tutti noi e tutti noi dobbiamo avere un ruolo, le comunità locali a livello regionale, i governi nazionali, la società a livello internazionale. Quindi se noi non consideriamo questi fattori di rischio in tutte le politiche, in tutte le aree, non avremo successo. Io incoraggio ancora una volta i miei colleghi a essere sicuri che noi ratifichiamo quello che è il protocollo che riguarda i prodotti del tabacco e il tabagismo, perché sicuramente questo sarà uno strumento che abbiamo in mano, che è molto utile per tutto il globo. Inoltre lavoriamo con i ministri dell'economia per poter trovare le risorse finanziario per poter contrastare il tabagismo e anche l'abuso, l'alcolismo. E insomma, si tratta appunto di un'agenda di qualità che comprende anche la salute riproduttiva e sessuale. E inoltre è stata menzionata l'importanza della fornitura di servizi sanitari, compresi i programmi di immunizzazione. Quindi grazie ancora per la sua leadership per quanto riguarda la vaccinazione e l'immunizzazione. E poi continueremo anche a promuovere le buone pratiche per poter affrontare le esigenze sociali dei migranti, dei rifugiati, anche la vaccinazione dei migranti. Inoltre, per quanto riguarda la resistenza antibiotica, agli antibiotici, è importante che i leader globali definiscano i batteri resistenti e poi lavorino per avere un successo in questo senso. Quindi tutto questo richiede una risposta del G7 a livello unito, dobbiamo essere uniti. Il G7 già nel 2015 aveva espresso il suo impegno in questo senso, quindi sia a livello nazionale che a livello internazionale. Naturalmente abbiamo raggiunto diversi risultati in questo campo, quindi la G7 si è impegnato a introdurre dei piani d'azione nazionale per mantenere la resistenza agli antibiotici, un punto importante nell'agenda del G7 e anche quindi il dibattito su questo argomento così importante. Grazie. Ci sono domande? Salve, sono D'Amico, Renews 24. Io volevo sapere se c'erano stati degli stanziamenti, degli impegni anche economici usciti dal vostro summit. E poi al ministro inglese volevo chiedere, vista l'importanza anche numerica, oltre che qualitativa, di medici ed infermieri di altri paesi nel vostro sistema sanitario nazionale, negli ospedali e quant'altro. Con la Brexit ci saranno dei problemi secondo lei? Grazie. Ovviamente nel G7 non si prendono decisioni in base agli stanziamenti economici, si prendono invece decisioni in base a linee guida, azioni che poi i singoli paesi declinano al proprio interno e che poi portano nelle organizzazioni internazionali. Tra l'altro a questo G7 era presente il direttore generale dell'OMS, il direttore generale dell'OIE, il direttore generale dell'SID, cioè dell'OCSE, e il direttore della FAO. E passo la parola a Steve per la... Per rispondere alla sua domanda sul Brexit, il primo ministro May e Jeremy Hunt hanno detto molto chiaramente che coloro che lavorano nell'Unione Europea sono assolutamente fondamentali e per il nostro lavoro sono assolutamente accolti nel nostro paese e possono rimanere. Naturalmente poi ci sono delle trattative in corso che vedranno vedere il discorso dei cittadini dell'Unione Europea che vivono a Londra e viceversa che vivono negli altri paesi membri, e c'è il round sesto del negoziati che dovrà partire appunto questa settimana.
Buquicchio Sanità e Informazione, per il Ministro Lorenzin. Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici è anche quello delle migrazioni, come si legge nel vostro documento. Su questo quanta vicinanza e quanta distanza c'è stata con gli altri sei paesi per portare salute lì e per portare salute nelle comunità che arrivano in Europa? E rivolgerei la stessa domanda al Commissario europeo. C'è stata assoluta vicinanza. Anzi, è stato uno degli aspetti su cui abbiamo riscontrato tutti, e devo dire una grande passione negli interventi fatti. E ovviamente abbiamo parlato anche delle problematiche riguardanti la salute dei migranti, noi che li accogliamo qui in Europa. In particolare c'è stato un riferimento anche da parte della Germania rispetto ai problemi legati alla salute mentale, soprattutto dei bambini che hanno subito violenza, hanno assistito a violenza, e delle donne che subiscono violenza. Quindi abbiamo parlato molto della salute del fanciullo e delle donne, anche delle donne migranti, su come intervenire. Abbiamo parlato ovviamente dei grandi flussi legati alla mancanza di acqua e di cibo, e quindi anche dei temi, i grandi temi di sanità e dei modelli organizzativi nei paesi interessati, in questo caso nell'Africa, ma questo riguarda anche altri continenti, e ovviamente del tema delle vaccinazioni, della sanificazione dell'acqua e di quelle che sono le questioni appunto legate ai fattori climatici. È stato uno dei temi più affrontati, ma che ha trovato grandissima condivisione da parte di tutti. I fully agree with Minister Lorenzin. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto adesso il Ministro Lorenzin. L'Unione Europea è impegnata nell'agire insieme a tutti gli Stati membri per affrontare tutti i problemi e difficoltà attinenti alle questioni migratorie. Come voi sapete, noi abbiamo dato assistenza tecnica, finanziaria, anche un'assistenza sanitaria per quanto riguarda anche, non so, il programma di vaccinazioni. Abbiamo aiutato i paesi per avere l'accesso all'assistenza primaria, perché dobbiamo trattare i migranti come tutti noi, perché sono degli esseri umani, né più né meno come noi, dobbiamo quindi dare loro massimo accesso, trattarli come fratelli e sorelle. E poi naturalmente c'è anche il discorso della barriera culturale, la lingua, quindi vedere come possiamo assistere i paesi quando hanno migranti che vengono da diverse regioni e devono utilizzare la loro lingua natia, e quindi dobbiamo vedere come fornire un'adeguata formazione dei nostri esperti per aiutare. Poi per la questione di salute mentale, la questione psicosociali, queste sono tutte cose che dobbiamo contemplare e dobbiamo lavorare insieme all'unisono con tutti gli Stati membri in quest'area. Finiamo qui, grazie.